Buongiorno, mi chiamo Paola, rappresento il granaio. Insieme a me ci sono i ristoratori del paese di Trasacco. Trasacco è un paese della Marsica, in un versante diciamo dimenticato un po' dal mondo. Non abbiamo autostrade, non abbiamo ferrovie e questo lockdown per noi, che dura ormai dal 9 di marzo, è diventato proprio la nostra casa funeraria. Perché comunque noi non abbiamo avuto possibilità di sviluppare asporti, di fare gente entro le 18 del pomeriggio. Quindi il nostro appello al presidente Marsilio è quello di valutare le zone della nostra regione e di considerare la differente posizione geografica dei paesi presenti sul territorio che lui rappresenta. Perché noi avremo comunque in futuro una mazzata ancora più grande di quella che già abbiamo avuto. Noi l'unico sostegno, e qui lo ringraziamo ufficialmente, lo abbiamo avuto dalla nostra amministrazione, dal nostro sindaco con la sua giunta e il suo consiglio, che ci ha non solo ridotto le imposte e le tasse seguenti il comune, ma in più ci ha dato per 3 volte sostegni per poter portare avanti le nostre famiglie. Oltre a noi che siamo i gestori delle attività, esistono poi tutte quelle famiglie che lavorano attorno a noi. Quindi presto saremo tutti redditi di cittadinanza che il presidente Marsilio e la sua giunta e il suo consiglio dovranno sostenere. Da qui passo la parola al mio collega Alessandro che ha altre cose da dirvi. Buongiorno, sono Alessandro Di Passio e rappresento il ristorante L'Olimpo, sempre Trasacco. E volevo dire, si parlava di sostegni, che comunque questi favolosi sostegni di cui si parla, che le persone non hanno ancora ben capito quanto sia effettivamente la portata, parlando anche con i miei colleghi, abbiamo se no pagato le bollette delle utenze, forse anzi non abbiamo pagato tutte le bollette delle utenze con i sostegni che abbiamo avuto. Si parla di sostegni, di ristori per poterci continuare a far campare, a vivere, ma io credo che non sia giusto parlare di sostegni. Noi innanzitutto, se le parole hanno un valore, non abbiamo bisogno di sostegno, ma abbiamo bisogno di un risarcimento. Perché uno Stato che ci fa chiudere, che ci toglie il lavoro, che ci toglie il diritto del lavoro, ci deve risarcire per quello che ci ha tolto. E il risarcimento non è soltanto quello di campare e di vivere, perché altrimenti avremmo chiuso le nostre attività, avremmo reso qualcosa di più mettendoci con il reddito, richiedendo il reddito di cittadinanza, che sicuramente avremmo preso qualcosa di più e saremmo continuati a campare. Per far vivere un'impresa, l'impresa ha bisogno di poter ripartire e quindi tutto quello che quest'anno abbiamo avuto come perdita di fatturato, ma non solo, come quello che il rovinarsi dei materiali, il rovinarsi anche delle nostre attrezzature. Una casa chiusa, si sa che una casa chiusa tende comunque a deperire. Noi per riaprire abbiamo bisogno comunque di ingenti investimenti e non vorremmo che succeda come le altre volte che ci hanno fatto riaprire, sia quest'estate e sia sotto il periodo di San Valentino, di farci riaprire e farci richiudere di nuovo, quindi di nuovi investimenti e nuove chiusure. Quindi noi abbiamo bisogno di date certe, abbiamo bisogno di condizioni certe per poter riaprire e abbiamo bisogno anche, non dico di un sostegno, ma di un risarcimento per poterci permettere di poter riavviare le nostre attività. Ed è importante che comunque non avvenga quello che a San Valentino è già avvenuto, che alle 3 del venerdì, dopo che gli scarichi sono stati effettuati per tutte le attività, venga fatta un'ordinanza immediata di chiusura, perché per noi c'è stata la rimessa. È importante che si capisca che in una programmazione futura di fondi turistici e di sviluppo le zone dimenticate vengano valutate. È importante che la gente abbia la stessa dignità lavorativa. Non si può dire, perché adesso si sta facendo un po' di rumore, riapriamo e mangiamo all'aperto, perché qui ci sono 8 gradi. Quindi per noi è uguale all'asporto, è uguale a lavorare fino alle 18, uguale nulla. Forse sarebbe il caso, nel momento in cui si programma qualche cosa, di sentire quelli che sono i ristoratori o comunque le singole categorie che sanno quali sono i problemi che abbiamo, che sanno dove si deve intervenire. Non semplicemente essere soggetti a imposizioni messe dall'alto da chi probabilmente non ha una minima idea di cosa significa gestire un ristorante. Le rappresentanze delle categorie devono venire da più parti della regione. Non possiamo essere rappresentati da rappresentanti che provengono dal Pescarese, che provengono dal Teramano, che provengono da zone già ricche per la loro allocazione geografica.